Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Azzurra. A Torino le Super Finals ci sono due squadre polacche, tantissimo entusiasmo perché i biglietti sono quasi terminati, due squadre che tu conosci molto bene e te le lascio pronunciare a te. Sì, sono due squadre che nella mia esperienza polacca ho allenato. Dunque, la prima è Kędzierzyn Koźle, Zaxa come detto, ci ho messo un anno per impararlo, ed è stata una bellissima esperienza in una società che ha una storia molto lunga, molto importante, come anche Jastrzębian, che è l'altra squadra che giocherà, però probabilmente è partita prima di Jastrzębian nel costruire dei percorsi vincenti, ma sono due belle realtà, anche Jastrzębian, che poi sono abbastanza vicine, siamo nella parte un po' sud della Polonia, sono due belle realtà, due società che hanno molta storia e che negli ultimi anni hanno, come dire, creato un percorso vincente non solo sul campo, sono partiti a ristrutturarsi nella società, nell'organizzazione, e quindi hanno dato, insomma, una buona organizzazione. Sarà una bella finale. Sicuramente Zaxa è una squadra che ha, come devo dire, ha qualcosa probabilmente leggermente in più, perché ha un'esperienza in molti giocatori di queste competizioni, hanno, come devo dire, una mentalità un pochino più allenata. Jastrzębian è una squadra comunque forte, con dentro giocatori di classe. Per una volta, essendo tu il CT, sei quasi contento che non ci sia nessun club italiano, così i ragazzi riposano? Allora, no, contento non sono, perché queste sono partite, quando si giocano come devo dire, partite così importanti come una finale di Champions, si fa un salto di qualità accelerato. Se no ci vogliono tante partite di esperienza, ma queste danno sempre qualcosina in più, quindi mi dispiace, cercherò di ottimizzare questa mancanza cercando di far riposare un pochino di più qualcuno che ne ha bisogno.